Milano è presa da se stessa, il tempo corre in fretta, le scivola addosso, si disperde in treni che portano al lavoro, in uffici sempre aperti. Milano non si ferma. Poi si sveglia un sabato mattina, improvvisamente derby, un'emozione violenta che non evapora nei giorni di attesa, un'emozione esplosiva come tutte quelle compresse, e per una volta cambiano i piani del weekend. Tutti a casa, che allo stadio non ci si entra. Da Giuseppe Meazza in San Siro, Milan-Inter, è il derby 257. Buonasera da Fabio Caressa. Beppe Bergomi. Siamo partiti e naturalmente sarà ancora più preziosa oggi la presenza di Beppe Bergomi qui a fianco per capire subito con quale schieramento cercherà di mettersi in campo l'Inter per cercare di dare pressione al Milan. Li aggrediremo, hanno detto i giocatori dell'Inter nei giorni che hanno preceduto la gara. Adriano vince l'uno contro uno con Calazze, poi Cristiano Zanetti, arriva Gattuso, palleggio di Gattuso, ormai è diventata una sua caratteristica. Kakà, applausi per Gattuso e per Kakà, e adesso anche per Rui Costa che apre per Shevchenko, vuole un 1-2, Kakà punta la porta, cerca il destro, la palla scivola sul fondo. Cerca di tagliare tutto il campo a Dani, primo Pirlo sul pallone però, Gattuso, ancora Kakà, che chiedeva palla da qualche secondo, punta l'aria, chiede 1-2, colpo di tacco, ancora Kakà in area di rigore, tolto! Che azione del Milan, strepitoso il colpo di tacco di Seedorf, grandissimo toldo. È stato molto bravo Kakà a chiedere un 1-2, è partito dalla tre quarti, ha duettato molto bene e poi è stato bravo Toldo a chiudergli l'angolo. Si allarga Javier Zanetti, palla per lui, esce Calazze, sulla verticale il suggerimento per Vieri, seguito da Costa Curta, va via Vieri, prova ad accelerare, Vieri quasi in area di rigore, entra in area di rigore, Vieri ancora il cross! C'è un fallo di Adriano, poi forse il pallone era anche uscito al momento del cross di Vieri e ci sarà rimessa dal fondo dunque per il Milan. Assolutamente sì, grande ritmo, la partita secondo me la fa l'Inter, il Milan aspetta e si crea spazio in contropiede. Ecco il pallone che arriva, Cordova non arriva, poi è gol di... direttamente da calcio d'angolo secondo me, direttamente da calcio d'angolo Stankovic porta in vantaggio l'Inter. Non credo che Cordova abbia toccato il pallone, ma forse è andato dentro direttamente. Adesso l'arbitro Rosetti ha fatto un segno così di no, forse volevano un fallo i difensori del Milan. Rivedremo adesso l'azione, sicuramente è entrata dentro la palla, quando schizza sul terreno ha preso un effetto strano e si è infilata sul secondo palo. E dunque Dejan Stankovic per l'1-0 dell'Inter, ecco il replay, non la prende nessuno, ha uno strano rimbalzo e poi va dentro il pallone. Forse da qui rivediamo ancora meglio, perché sul secondo palo c'è anche Adani, non la prende. Ho un dubbio. Vediamo. Su Sedo. Calazze, Rui Costa, accompagna Gattuso, a suo fianco Pirlo, largo Cafu, Pirlo cerca invece il centro dell'area di rigore, Sheva in anticipo, non trova la porta, buona intuizione però di Andriy Shevchenko. Sì, si è inserito molto bene tra Elveg e Adani, vedi nessuno lo stava marcando se non è correttamente, la palla va sopra la testa di Adani, Elveg era in ritardo, comunque merito a chi ha dato il passaggio, veramente forte, teso e difficile per i difensori. Pirlo non è riuscito a girare per il contrasto di spalla di Elveg, Shevchenko era comunque difficilissimo trovare la porta con quella torsione. Pirlo, Kakà si è allargato, ancora Pirlo, Rui Costa, Seedorf pronto alla conclusione, Seedorf la prova con il destro, tolto, la tiene lì Pirlo, va via Cristiano Zanetti che dice di aver toccato il pallone ma anche l'avversario secondo Rosetti, calcio di punizione, 21 minuti sul cronometro, 1-0 per l'Inter, gol direttamente da calcio d'angolo di Dejan Stankovic. Seedorf per il Milan, Pirlo chiamato in avanti, la finta per Gattuso, prende la mira, destro, tolto, la tiene lì Gattuso, in verticale ancora per Cafu, come al solito alle spalle di tutti, Cafu dentro per Kakà in area di rigore, Kakà tolto, ancora lui. E il Milan ha scoperto il punto debole lì dove attacca Cafu, Kili Gonzalez è sempre in ritardo e poi è costretto a uscire un difensore centrale e si crea superiorità numerica, la sfrutta molto bene Kakà. Gattuso si lamenta per la distanza. Basceva,
Toldo sulla grande conclusione di Shevchenko, poi Kiri Gonzalez. Toldo sta dando grande sicurezza al reparto. Si sta usando sempre i pugni, giustamente, perché la palla è viscida, scivolosa, non vuole rischiare, va sempre coi pugni. Pallone per Pirlo che apre per Seedorf, l'anticipo però di Javier Zanetti con il petto, uno contro uno. Zanetti contro Calazze, ancora Zanetti, cerca il fondo, vuole il cross, lo effetto a basso, Nesta, Adriano, sinistro, palo, e poi si salva il Milan. Ora però esce Stankovic, profondo, Vieri, anticipato da Dida, Cristiano Zanetti, destro deviato, autogol, 2-0 per l'Inter, Cristiano Zanetti. Allora Fabio, l'Inter sui calci d'angolo è molto pericolosa, il Milan non ha l'altezza per marcare tutti quando arrivano da dietro, anche gli Adani, Cordoba, gli Adriano, Vieri, Stankovic, e allora questo li mette un po' in difficoltà e nessuno è stato bravo a rimanere fuori l'area di rigore, e qui ha controllato e poi c'è stata anche la fortuna della deviazione, ma c'è stato il gol del 2-0. Credo Kakà, no, Calazze, Pirlo, Zanetti, Cristiano Zanetti, tiene palla, attaccato da Pirlo, calcio di punizione per l'Inter. Lo guarda un po' storto Pirlo, mentre Rosetti dice che può bastare e manda tutti a prendere un tè caldo. Il primo tempo del derby numero 257 finisce con l'Inter in vantaggio per 2-0. È tutto pronto, nell'Inter non ci sono cambi e si ricomincia con l'Inter in vantaggio per 2-0 sul Milan, che deve cercare adesso subito di rientrare in partita. Gattuso, Seedorf, Pirlo, mette giù di petto Kakà, prova ad andare, Adani in profondità, Vieri in velocità, c'è un fumogeno vicino alla porta di Dida, prova ad andare Vieri, Nesta però lo chiude, Cafu, Gattuso, Nesta, rinvio sbagliato, Adani di prima per Adriano in posizione regolare, alle spalle di Costa Curta, Adriano scivola Dida e Adriano divora l'occasione del 3-0 al quinto minuto di gioco. Sì, su un rinvio così a caso di Adani si è fatta trovare impreparata la difesa del Milan, anche Dida non ha scelto il tempo giusto, è scivolato, e qui Adriano ha sbagliato veramente una grandissima occasione per chiudere la partita. Il piede sbagliato di Adriano con Dida che era praticamente per terra, non aveva ritrovato neanche il tempo, ve lo vedete, per mettersi in piedi. Sì, piede sbagliato, però insomma l'occasione era troppo facile. Farinós per l'Inter, ancora di forza, strepitosa partita di Francisco Javier Farinós. Zanetti scivola anche lui, terreno più insidioso in questa ripresa probabilmente. Adriano prova a rifarsi, va da solo, di forza, Adriano ancora cerca una giocata troppo difficile, qui sentiva la pressione del gol sbagliato prima. Clarence Seedorf alle spalle di Cafu, è ricominciato comunque con lo stesso ritmo, un derby bellissimo. Gattuso, Costa Curta, ancora per Seedorf, 10 minuti, Cafu, Gattuso lasciato da libero per il cross che effettua Toldo, ancora con i pugni, poi Stankovic, è il momento di maggiore pressione del Milan. Pirlo tiene schiacciata lì l'Inter, ha girato Gattuso alle spalle di Cafu, va giù su attacco di Kiri Gonzalez, calcio di punizione. Protesta il pubblico, vorrebbe un altro provvedimento disciplinare che sarebbe pesante per Kiri Gonzalez, già ammonito. Cafu, va via Cafu, salta Kiri, mette al centro un pallone buono per Sheva, anticipato da Elveg, però c'è Seedorf, rientra sul destro, Seedorf destro, Toldo, John, Dal, Thomasson, 2-1. Sì, Milan stava premendo tantissimo, cambiato gioco da destra a sinistra, è arrivata la conclusione. Toldo secondo me non è stato impeccabile, che qui adesso la rivedremo. Kiri Gonzalez ha paura a far fallo perché era già stato ammonito e aveva rischiato anche in precedenza. La palla arriva a Seedorf, non va subito Zanetti a chiuderla, ha tempo e spazio per calciare, posizione mi sembra regolare. E non la tiene Toldo però. Non la tiene. E non la tiene per niente, un bagger praticamente. Intanto Toldo è dovuto andare a rinvio lungo, la partita adesso diventa memorabile con il Milan che prova a recuperare, l'Inter che stringe i denti. Ora il Milan è ancora più aggressivo, Seedorf, centrale per Kakà, vuole la profondità Kakà, la trova, non lo chiude nessuno, Kakà, 2-2, ma ha dormito la difesa dell'Inter.
ma si è visto subito che era in bambola, ha perso una palla facile tra Farinosa e Zanetti a centrocampo e si è creato un buco incredibile. Nessuno è andato a chiudere su Kakà, che ha avuto tutto lo spazio per mirare e per battere Toldo. In tre minuti Milan riagguanta l'Inter, che dopo il gol del 2-1 è sembrato un po' perdere la testa. Guardate qui, nessuno chiude Kakà, un corridoio assurdo lasciato dai difensori e dai centrocampisti dell'Inter. Sì, è bastato un movimento, mi sembra, di Tomasson a incrociare, che Adani l'ha seguito sul movimento. Cordoba non sapeva cosa fare e a quel punto la chiusura è arrivata in ritardo. Nesta vuole la profondità, ancora Calazze per Pirlo. Gattuso fa circolare meglio il pallone adesso il Milan. Kakà attaccato da Farinós, ancora campo Kakà, allarga per Shevchenko, uno contro uno di Shevchenko, prova il destro, Toldo, la palla è lì, Tomasson anticipato, calcio di punizione per l'Inter, faccia a faccia Cordoba Tomasson, perché Tomasson è arrivato quasi al volto di Cordoba con il piede, anzi è arrivato al volto di Cordoba con il piede, ancora Toldo su questo tentativo di Shevchenko a incrociare. I problemi nascono a centrocampo, mentre nel primo tempo recuperava molti palloni, adesso sia Farinós che mi sembra che è già ammonito, lo stesso Zanetti fanno fatica a andare in pressione, hanno paura di commettere fallo e Milan esce con grande facilità e trova sempre la soluzione. È pronto il rinvio Toldo, se ne sono andati 27 minuti nel corso del secondo tempo, 2-2 tra Milan e Inter. Chiri Gonzalez attaccato da Gattuso, resiste l'argentino, arriva il raddoppio, fallo e calcio di punizione prima dell'arrivo di Tomasson, il fallo di Gattuso. Si spiegano ancora Seedorf, Sheva, Gattuso. Va Sheva e trova la risposta di Adani. Seedorf. Ancora Seedorf. Prova anche lui il destro. Clarence Seedorf. 3-2. Aveva segnato un gol simile con la Juventus, con la maglia dell'Inter. Eh sì, il Milan ci ha provato tutta la partita al tiro da fuori. L'ha trovato Seedorf proprio a 5 minuti dalla fine con un gran tiro da fuori area. È andato tanto spazio, Toldo non ci è arrivato, adesso lo rivedremo. Ecco il replay della conclusione, vi ho detto, è il suo tiro, mezzo collo esterno. La palla prende la mezza curva a uscire e Toldo la vede infilarsi. Poi Cristiano Zanetti, c'è però Seedorf, 47 minuti in corso, 3-2 per il Milan. Pirlo ancora, prova a girarsi. Pancaro, Pirlo, attaccato Pirlo, riesce a togliersi dalla difficoltà chiamando in causa Dida, il rinvio di Dida in profondità. Cordoba di testa, Kakà commette fallo, calcio di punizione, prova a spingere ancora l'Inter disperatamente, 47 minuti in corso, c'è Karagounis che prova l'ultima offensiva, ci sarà spazio forse per un paio di offensive. Adriano dentro, Cruz prova a saltare, Lausen poi mette fuori Calazze, allora prova a spingere ancora l'Inter con la forza della disperazione, c'è Kakà che spinge il contropiede, trattenuto, accelera ancora Kakà, prova ad andare Kakà, vuole la bandierina o comunque guadagnare del tempo, ancora Kakà tiene palla, sempre Kakà contro due, guadagna rimessa laterale, calcio di punizione per il Milan, ultimo giro di orologio in corso. L'Inter deve recuperare, Kakà chiama l'incitamento dei suoi tifosi, tutto il pubblico milanista in piedi, l'ultima speranza anche per quelli dell'Inter. È pronto Gattuso, l'attacco disperato di Cristiano Zanetti, Pirlo, Lausen, attaccato da Cruz, perde palla ma guadagna rimessa laterale ancora per il Milan che impiega un po' di tempo. Ancelotti sta dando le ultime indicazioni, rimessa laterale e credo che farà giocare ancora un po' Rosetti. Il pallone non arriva. Ora ne arrivano due. Finalmente si gioca. Allungalo, dice Ancelotti a Pancaro. Cerca Shevchenko, fallo di Cordoba, calcio di punizione per il Milan e finisce qui. Il Milan ha vinto il derby per 3-2. L'Inter forse l'ha un po' buttato.